Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del Sagittario. Andiamo a vedere come sarà questo mese, del mese di aprile, per vedere come possiamo allineare consapevolmente i nostri potenziali e adempiere quotidianamente alla manifestazione del capolavoro della nostra vita. Vediamo su quali aspetti dobbiamo lavorare, vediamo cosa ci aspetta, appunto, e come indirizzare al meglio il potenziale della nostra immaginazione creativa nell'assunzione del nostro obiettivo e dei nostri desideri. Allora, andiamo a vedere da quale carta di posizionamento partiamo. Ripeto, guardiamo i tarocchi sempre solo per monitorare il nostro stato emotivo, proprio perché il mondo fuori è solo e soltanto la proiezione di ciò a cui noi suggestioniamo la nostra mente. E allora suggestioniamo la nostra mente verso una vita di pieno successo, è quello che ci proponiamo di fare sempre in questo canale. Allora, qua vediamo che carta di posizionamento è. Dimensione uranica, ok, quindi qua ci vogliono dare un suggerimento a livello proprio di come si dice? Vabbè, muovi dito. di elementi, terra, aria, fuoco e acqua. Vediamo un po'. Allora, quindi una direzione ci vogliono dare. Vediamo. Allora, per le mie ragazze del Sagittario, della dimensione uranica, partiamo. Che cosa ci vogliono dire? Wow, si produce qualche cosa. Lo spirito dell'elemento terra, volere, radicare, manifestare, grande madre. Ragazzi, questa è la carta dell'abbondanza in questo mese, eh? Ragazzi, ciò vuol dire soprattutto l'elemento terra. Molti di voi avranno qualche dei pianeti nei segni di terra, Toro, Vergine, Capricorno, ascendente o Venere o Marte. Perché o comunque sia l'elemento terra è proprio il radicamento, radicare, manifestazione di qualcosa che avete chiesto da tanto, ok? Grande madre. Ok, radicamento proprio, magari qualcuno di voi sta anche cambiando città, non lo so, adesso andiamo a vedere sulla base di questo cosa ci vogliono dire le carte. Allora, che cos'è che radichiamo per i miei ragazzi del Sagittario? Cos'è che si manifesta con l'elemento terra? Vediamo. Soprattutto dove dobbiamo mettere l'attenzione affinché possiamo assumere al meglio la nostra manifestazione. O abbiamo a che fare anche con una persona dei segni di terra, una persona specifica che state manifestando, oppure l'adempimento nel concretizzare con voi qualcosa. Qua mi stavo uscendo un 3 di coppe, celebrazione. Qua c'è una celebrazione di qualcosa, una celebrazione, riappacificazione o qualcosa che è inerente proprio a celebrare la vita, a radicare qualcosa. Ok, vediamo. Per le mie ragazze e i miei ragazzi del Sagittario, da che carta partiamo? Ok, l'energia al positivo, che volge tutto al positivo, qual è? L'energia al negativo, che ha portato la manifestazione e l'elaborazione. Passato, quello che è successo nel mese di marzo, anche da quando guardi il video poco prima. Imminente futuro. Allora, vediamo. Andiamo al fondo mazzo. Temperanza, qua c'è la rigenerazione di un rapporto che poteva aver avuto qualche crisi. Se stiamo parlando di rigenerare un rapporto, che state manifestando una persona, la concretezza di questo rapporto, la guarigione di tutte quelle dinamiche che non vi hanno permesso di radicarvi in voi stesse fino a questo momento, in questo mese vi radicate in voi stesse e siete pronte alla manifestazione di ciò che volete. La temperanza ci parla proprio della guarigione avvenuta, ragazzi. Vediamo. Ah, ci sono gli amanti qua sotto. La rigenerazione di un rapporto che era entrato in crisi, o comunque sia, se invece state già insieme a una persona, e il passo successivo, matrimonio, convivenza,
Sì, qua abbiamo la regina di spade. Cavaliere di spade. Voi avete atteso una persona, due di bastoni. Avete anche programmato progetti, magari si sono affacciate anche più persone, però voi l'avete rifiutate perché stavate manifestando una specifica. Qua c'è un carro, sì, c'è un'attesa oppure una programmazione di un viaggio a lunga distanza. O questa persona era lontana, o qualcuno era lontano. Sì, avete visualizzato l'arrivo di questa persona. Allora, ragazzi, allora sì, qua parliamo anche della grande scelta del cuore nel lavoro. Avevate più opzioni a disposizione? O avete programmato qualcosa da fare o pianificato qualcosa, anche di spostarvi per un nuovo lavoro, eh? E qua arriva questa cosa. E forse vi dovete anche spostare per realizzare questa cosa. Ok, andiamo a vedere. Fatto sta che è radicamento, cioè manifestazione di qualcosa. Allora, vediamo da dove partiamo. Qua abbiamo un 6 di coppe, ragazzi. Allora, qua parliamo di una persona del passato, se state manifestando qualcuno, una riconciliazione, 6 di coppe che ci parla proprio della poesia e la magia di questa relazione. Il 6 di coppe ci parla anche che avete assunto, proprio come fanno i bambini, l'immaginazione creativa dentro di voi. Avete assunto il desiderio già realizzato. Ok? Ok, e quindi anche la riconciliazione di questa persona qua con una persona, oppure arriva una persona del vostro passato di altre vite, ragazze. Vabbè, vediamo l'energia positiva qual è. Sì, qua c'è l'energia positiva del 4 di denari, ciò significa la costruzione e anche rimanere fedeli a un determinato sentimento, tenerlo ben stretto a sé, sia tuo che di una persona. Ok, vediamo il negativo. Qua abbiamo un 10 denari, una stabilità che forse prima non c'era, ma che si voleva da entrambe le parti. Vediamo che è successo qua. 3 denari, 4 di bastoni. Allora, se parliamo di una persona specifica, questa persona con voi sente proprio la stabilità, la voglia di celebrare insieme, il fatto che con te si è sentito sempre compreso nell'andare incontro a trovare sempre delle soluzioni che portassero a un risultato comune. Okay, ecco perché abbiamo un 6 di coppe qua, proprio quel sentirsi compresi al di là di tutto, quel sentirsi come se ci si conoscesse da una vita, ok? Vediamo qua che succede. Ragazze, c'è il sole. Regina di bastoni. Mamma mia, 6 di denari. Ragazze, allora qua voi realizzate il sogno, se state manifestando una persona specifica, si realizza questo sogno, ok? Si realizza questo sogno perché voi siete completamente nel vostro potere, qua c'è siete delle persone generose, siete entrate completamente nel potere, qua ci sono tanti denari ragazze, quindi avete a che fare con un segno di terra molto probabilmente o siete voi che avete implementato la necessità di manifestare concretamente sul piano della realtà 3D il vostro obiettivo. E cosa vuol dire questo? Voi avrete a che fare in questo mese il 4 denari a vostro favore con la costruzione di tutto ciò per cui che avete desiderato tanto. Qua stiamo nell'assunzione totale del vostro desiderio. Avete assunto perfettamente ciò che volevate manifestare. In questo mese voi lo manifestate. Ci abbiamo il sole con la regina di bastoni, che è l'energia proprio di colei che agisce nel pieno del suo potere, del suo pieno orgoglio di essere una maga nella manifestazione. Abbiamo un 6 denari che tutto viene riportato nell'equilibrio giusto. Parliamo. Allora, iniziamo a parlare con una persona specifica che state manifestando, ok? Allora, qua viene la concretezza di questa cosa, perché questa persona con voi ha sempre sentito quel legame quella possibilità anche di una convivenza, di un matrimonio, comunque la stabilità insieme, perché entrambi avete volto sempre i vostri discorsi, le vostre azioni in una prospettiva comune, sempre una grande collaborazione. Questo ha portato a sentire anche questa persona una complicità come nient'altro, come non l'ha trovata nessun'altra parte questa complicità. E laddove si è pensato questo 10 denari che è al negativo che vuol dire magari non si è pensato di voler dare una stabilità a questa cosa a lungo raggio, a lungo termine, anche di lavorare insieme per alcune vale. Adesso questa cosa di costruire questa stabilità c'è. Qua abbiamo un sole
una regina di bastoni con il 6 denari che ci parla del giusto dare ed avere, si riporta un equilibrio laddove prima può essere mancato, ok? Questo per quanto riguarda proprio sì, perché qua vedo, sì, c'è stata un'attesa, forse eravate lontani e uno dei due doveva fare un cambio di residenza, di luogo, di posto, quindi il 3 di bastoni ci parla delle distanze a lungo raggio, proprio l'attesa funzionale affinché si possa compiere una programmazione in merito all'andare incontro alla grande scelta del cuore. Forse il tempo anche che è passato era funzionale a stabilire come fare, ok? Allora, questo si sta manifestando una persona specifica. Io qua rispetto al lavoro, ragazze, io qua vedo tanto radicamento e la manifestazione di qualcosa, di un vostro grande sogno. Vi vedo la manifestazione di un vostro grande sogno che avevate o da bambini, per alcune vale così, o comunque sia quell'entusiasmo che voi avevate da bambini nel riscoprire il vostro valore vi porta a manifestare adesso qualcosa, a costruire proprio qualcosa, perché vi siete tenute fedeli a quello spirito vostro di sognatrici che poi manifestano quella fede incrollabile che tutto è possibile, perché qua abbiamo il sole con la regina dei bastoni che è proprio il vostro potere e siete voi che avete indirizzato la manifestazione nel riportare l'equilibrio laddove può essere mancato. Quindi concretezza sul piano lavorativo, anche con persone familiari, ok? Concretezza o un progetto insieme a qualcuno della vostra famiglia, qualcuno che sentite un'anima gemella, qua parliamo di anime gemelle o fiamme gemelle con il 6 di coppe, quindi anche progetti lavorativi con persone affini a voi, prima era uscito il 3 di coppe se ci ricordiamo, no? Cioè il lavorare insieme a un progetto creativo che parte proprio dal cuore, insieme a persone che viaggiano sulla vostra stessa frequenza, ok? Laddove prima si vedeva quasi impossibile una stabilità a lungo termine, anche sul piano produttivo, lavorativo, di questa cosa, adesso invece si fa. C'è una grande felicità in questo mese per voi, la concretezza di un vostro sogno, ok? Qua a livello lavorativo, voi tenendo fede a voi stesse, anche se state sullo stesso posto di lavoro, voi avrete ciò che meritate col 6 di denari, ok? Dei guadagni anche inaspettati, mi viene da dire, perché tutte le persone intorno a voi riconoscono il vostro potere di guida e di guida da seguire, la grande madre abbiamo qui, ok? E ora ragazze, io qua, per quanto riguarda, adesso andiamo a mettere le carte qua con questo. Vediamo, tu stai riprendendo? Sì, allora. Andiamo un attimo. Io qua, ragazze, perché da sola ci vedo l'entrata in scena di una persona che conoscete del vostro passato. O di questa infanzia, una persona che vuole godere con voi della piena felicità e abbondanza. Sono tutte carte meravigliose comunque, che ci dicono che c'è una grande sanazione. Allora, di che cosa parla questo 4 di denari a favore per i miei ragazzi e i ragazzi del Sagittario? Di che cosa parla questo 4 di denari? Di un 5 di coppe a favore, ragazze. Quindi il 5 di coppe a favore significa che qua non c'è più il senso di malinconia o di perdita o di sensi di colpa inerente a qualcosa, sia per voi che una persona specifica. Qua significa il 5 di coppe a favore rispetto a questo. Una persona, se c'è stato un abbandono di qualcosa di grande nel passato, i sensi di colpa relativi a questo abbandono, questa persona a favore, perché arriva da te? Perché questa persona ha tenuto sempre fede al valore di te dentro se stessa, ok? È un tesoro, si è tenuto stretto quello che sentiva per te, perché qua nel passato c'è una grande celebrazione di questo, di un amore, ok? E quindi a favore il 5 di coppe ci dice che proprio per questo questa persona torna a mettere l'equilibrio. Fondo mazzo? Sì, torna a mettere l'equilibrio, il 6 di denari. Allora l'equilibrio rispetto al 5 di coppe col 6 di denari significa che questa persona si è resa conto di non aver dato il giusto, a livello emotivo, era un po' avaro di sentimenti, possiamo dire. Okay? O comunque sia non avaro proprio, un po' restio a mostrare ciò che sentiva dentro, e quindi c'è un equilibrio sul piano emotivo, va bene? Un'altra carta a favore con quel 4 di denari,
A favore un 4 di spade, perché ci ha riflettuto tanto. Mentre rifletteva tanto, la relazione può essere stata messa in pausa. Qua c'è un cuore che lo fa riflettere costantemente alla relazione. Ok? 4-4. Sì, c'è stato un silenzio, me lo conferma il paggio di spade per molti di voi che stanno manifestando. E c'è stata l'elaborazione di questi sensi di colpo, dell'abbandono. E non ti ha mai dimenticata. Qua c'è il 4 di denari. Un'altra carta a favore, per favore. Quel 4 di denari di cosa ci parla? Sì, qua c'è un 2 di spade. A favore. Cioè, 3 di spade, sì. Questa persona non è riuscita a prendere, cioè, la grande scelta che non riusciva a fare era perché doveva elaborare un grosso dolore tra di voi, forse anche un tradimento che c'è potuto essere a questa grande felicità. E si è portata sanazione a tutto questo. È come se non avesse voluto vedere questa cosa. Poi l'ha elaborata però. Vediamo questo sole di cosa parla. 5 di denari. Cioè si ha la meglio su una sensazione di perdita, di una sensazione di essere lasciati soli al freddo. Ok, qua abbiamo l'otto di spade. Si ha la meglio con il sole su tutto ciò che ha determinato un senso di freddezza. Per un blocco che c'è stato con l'otto di spade, sentirsi bloccati e sentirsi anche privi di autostima, perché il 5 di denari ci parla della mancanza di autostima e dell'orgoglio che viene costruito fuori per non vedere quella fragilità interna. Qua avviene tutta la luce del sole, c'è un chiarimento anche rispetto a una perdita che c'è stata e quell'incapacità di agire che c'è potuta essere fino a questo momento. Questa regina dei bastoni di cosa parla? 8 di bastoni, ciò vuol dire che c'è energia e movimento che è il tuo potere che muove questa energia e comunicazione in arrivo che parlano di una grande passione qua, Grande passione me lo conferma il paggio di bastoni. Molte di voi avranno un qualcosa di nuovo a livello d'amore che riaccende completamente la passione. Di cosa mi parla questo 6 di denari, questo equilibrio che viene riportato? Un 8 di denari. Allora, qua ci parla sia sul piano lavorativo un impegno che c'è stato e che dà grandi sviluppi sul piano lavorativo e viene riportato l'equilibrio. Il 6 di denari significa che l'equilibrio viene riportato perché ci si vuole impegnare in una relazione. Perché questo è il massimo desiderio della persona in questione. 9 di coppe. Cioè, si compie un desiderio nel momento in cui io mi impegno, dice questa persona, nel riportare questo equilibrio che era un po' relativo al fatto sulla parte emotiva, anche una confessione che arriva, un chiarimento. Ancora, mi dite ancora di cosa parla questo chiarimento del sole? Imperatore, una persona orgogliosa anche. Cioè, un imperatore significa proprio che colui che ha un po' avaro di sentimenti può essere stato inizialmente, poi si è stato colto da questa grande felicità, non sapeva gestire le emozioni in campo, proprio perché è una persona un po' più magari incentrata su se stessa con molto orgoglio e quindi difficoltà anche a rivelare i sentimenti. Fatto sta che l'imperatore ci parla proprio della costruzione. Qua abbiamo un 2 di denari che mi parla del fatto che aveva delle sue priorità a cui dare credito prima di tutto e poi anche il fatto di chiarire laddove fosse mancato appunto il chiarimento del perché non ha voluto dare questa stabilità del 10 di denari, proprio perché non ti ha dato a te che stai guardando la priorità che meritavi, ok? E quindi perché c'erano evidentemente delle priorità pregresse alla vostra relazione a cui doveva concentrarsi. Ci sono molti denari, quindi ci fa parlare anche di un progresso o lavorativo o comunque sia a cui doveva anelare primariamente. Mi date un'altra carta sul 6 di denari, 8 di denari? Regina di denari, sì. Questa persona ti dirà, qua c'è l'asso di spade, ti dirà che si vuole impegnare nella relazione. Perché tu qua come regina di denari sei colei che sei una donna seria, stabile nella tua carriera, hai anche raggiunto dei tuoi successi lavorativi importanti probabilmente e si vuole impegnare in questo. Le comunicazioni giungono su questo e ti vede anche come una persona molto attraente che lo attrae sotto tutti i punti di vista. Le comunicazioni, l'otto di bastoni, cosa parlano ancora? Ragazzi, nuovo il 6 di coppe. Questa persona si sente legato in modo profondo a te. C'è dubbio. Sì.
Sì, qua c'è il mondo, vuole iniziare un nuovo mondo insieme, ok? Ecco perché qua c'è il radicamento, la terra, la realizzazione di qualcosa di importante, la grande scelta di cuore che viene fatta. E qua ci possono essere delle distanze geografiche connesse a questa situazione. E magari se voi state già insieme, qua c'è la costruzione di qualcosa di importante, ok? Ok, vediamo un attimo qual è la porta che si apre per le mie ragazze e i miei ragazzi del Sagittario con questa manifestazione. Ragazzi, non ci credo, la porta del paradiso. È uscito anche l'altro segno, leone. Magari avete a che fare con un leone. Cioè, la porta del paradiso, ragazzi, è una porta meravigliosa, si realizzano tutti i vostri desideri. Ragazzi, dovete incanalare questa energia, dovete assumere la responsabilità del vostro sogno, ok? Vi leggo pure a voi questa porta perché è una porta meravigliosa, 31. Allora, no, che sto facendo? Quest'altro. Allora, 31. Sono onorata di potervi leggere questa porta. Allora, realizzazione dei desideri, felicità, pagamento, vittoria, raggiungimento di traguardi. La carta del paradiso è in assoluto la migliore carta del mazzo. A livello divinatorio presenta affinità con la carta del mondo dei tarocchi e predice che in tempi abbastanza brevi otterrai ciò che desideri e quindi la tua domanda avrà esito positivo. Se la domanda ricerca riguarda un lavoro, la carta ti dice che l'attesa è finita e tu troverai il lavoro che stai cercando. La carta può anche indicare che tu hai già un lavoro, ma desideri un cambiamento di posizione o di ruolo e lo otterrai a breve. In ambito sentimentale, questa carta indica la realizzazione del tuo sogno e delle tue speranze. La persona che ti interessa ricambia i sentimenti e te li manifesterà. Oppure, se sei già insieme a questa persona, è probabile che ci sarà un matrimonio. Una convivenza o addirittura, se la domanda specifica in tal senso, un figlio. Ragazzi, è una carta meravigliosa. Io non chiedo altro perché poi si offendono. Guarda, ti metto solo uno sciamano. Vediamo un attimo. Questo mese è meraviglioso. Complimenti alle mie ragazze. Manifestazione totale. Vediamo. Eh sì, perché qua ti vede proprio come donna con cui costruire. O uomo, la stessa cosa, no? Una le voglio, una sola, riprendiamo. Un consiglio per le mie ragazze e i miei ragazzi. L'amato, non c'è dubbio, ragazze, non c'è dubbio. Questa carta di l'amato, accettazione totale. Allora qua devi accettare tutto perché si sta realizzando un sogno straordinario. L'amato ti dice che devi entrare proprio nel fuoco dell'amore, della passione. L'altro fuori di te sei tu. L'amato può anche indicare non solo una persona, anche un progetto in cui tu credi e di andare avanti perché quel progetto è la piena realizzazione di te. Va bene? L'amato ti dice: qui arriva la persona che ami e lui ti ama o lei ti ama. Ok? L'amato è l'accettazione totale. Lasciati logorare dal fuoco del vero amore incondizionato, ti dice. Ok? Perché la porta del paradiso si apre per te. Ragazzi, che vi devo dire di più? Veramente meraviglioso, complimenti alle mie ragazze Sagittario e ai miei ragazzi, un mese meraviglioso. Vi auguro veramente di festeggiare, vi stringo forte dall'anima, noi ci vediamo alla prossima e come sempre, che Dio vi benedica.